Qui siamo nella pubblica assistenza di Forlì. Oggi sembra che praticamente non ci sia stato niente. Qua i nostri volontari hanno agito nei giorni scorsi per cercare di rendere di nuovo fruibile la sede. Hanno avuto qualche danno, devo dire, perché hanno avuto un problema sul Doblò e su un'ambulanza, però sono già ritornati operativi. I ragazzi ci hanno accolto col sorriso, è stato veramente anche emozionante. Sì, è davvero emozionante e come al solito è stato bello perché avere la pubblica assistenza lì in qualche modo anche hanno sentito, come dire, che l'aiuto si diffondesse anche nella zona, all'abitazione accanto, e quindi di fatto anche le persone che ci abitano, come dire, hanno in qualche modo scoperto quanto sia bello e importante avere la presenza di una pubblica sul territorio. Davvero esemplari volontari, davvero, i nostri ragazzi sono stati meravigliosi. Io prima ho visto Luigi, ho avuto un momento di commozione perché ci siamo sentiti le prime ore, mandava le foto, c'era l'acqua a questa altezza qua. Oggi hanno pulito la sede operativa e dicono noi stiamo andando ad aiutare gli altri. Quindi anche questo è proprio il messaggio delle pubbliche: fare rete, darci una mano, loro hanno avuto bisogno e adesso sono già pronti per andare a dare una mano agli altri. I ragazzi della Val d'Aosta sono andati via ora pieni fino ai capelli di fango e sono andati via col sorriso, pronti domani a ricominciare un'altra giornata di impegno, anche perché il quartiere è qui è stato veramente, veramente sommerso, colpitissimo, e infatti ci sono tante strade chiuse e davvero le tracce sono ancora visibili.